Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi mi trovo nel sud-ovest di Taiwan, più precisamente a Donggao, una piccola città vicino a Kaohsiung. Più precisamente mi trovo al mercato del pesce, dove dicono ci sia uno dei migliori tonni di Taiwan e del mondo. Vediamo se è veramente così. Taiwan è una delle principali fonti di tonno in Asia. L'epicentro del commercio del tonno è proprio qui a Donggang, una piccola cittadina nella parte meridionale di Taiwan. Eccoci al Kamatoro, che è il collo di tonno marmorizzato. Questo taglio è molto raro in quanto rappresenta solo l'1% di tutta la massa del tonno ed è considerato una prelibatezza. È marmorizzato come l'otoro, ma più compatto. Questo taglio del tonno è un'esperienza delicata, ricca e che si scioglie in bocca, ma anche pieno di carattere a causa del suo essere incredibilmente oleoso, un vero simbolo del lusso e dell'eccellenza nel gusto. Grazie.
Il mercato del pesce di Huaqiao ha un'ampia area di vendita al dettaglio, pronto ad accogliere visitatori affamati di sashimi. È incredibile vedere così tanti venditori di sashimi, uno dietro l'altro. È possibile trovare tagli comuni, così come anche tagli estremamente pregiati. Il mercato è piuttosto grande, con venditori di qualsiasi tipo di pesce, chioschi che offrono ai visitatori sashimi fresco, appena tagliato. I prezzi sono abbastanza standardizzati e comunque sempre molto economici. I set di sashimi possono partire anche da soli 100 dollari taiwanesi, che sono poco più di 3 euro. Bene, per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo tonno, mettete un mi piace, commentate oppure condividete con i vostri amici. Se volete continuare a seguire la mia avventura in Taiwan, iscrivetevi al canale. Ciao!